Il legame con il rapace è più basato su una questione di rispetto e di fiducia. Falconeria, arte antica dall'applicazione moderna, oggi infatti usata sempre più spesso nella salvaguardia dei monumenti dagli uccelli sgraditi. Un esempio arriva dal parco archeologico di Pestum, che viene tutelato proprio con i rapaci. Le antiche vestigia di Pestum resistono allo scorrere del tempo per testimoniare ai posteri i fasti di una grande civiltà. Ma ci vuole poco per rompere il fragile equilibrio che ha consentito la conservazione di questi monumenti nei secoli. A volte basta un battito d'ali. Nel parco archeologico di Pestum, in passato, erano presenti molte varietà di volatili che contribuivano all'autoregolazione del numero di piccioni presenti. Con il passare del tempo, con fattori come l'antropizzazione o il cambiamento delle colture nei campi limitrofi, queste specie hanno deciso di spostarsi verso luoghi per loro più adatti, lasciando quindi libero campo ai piccioni di crescere in maniera incontrollata. Al di sotto dei punti di nidificazione si rischiava di creare continui accumuli di guano, che contribuisce notevolmente al degrado del materiale lapideo. In particolare la componente acida contenuta nel guano di piccione è in grado di sciogliere il carbonato di calcio, che è uno degli elementi costitutivi fondamentali del travertino, cioè il materiale di cui sono composti i templi. I responsabili del parco hanno deciso di rivolgersi alla potenza del volo. Il gioco di parole indica nome e provenienza del gruppo di falconieri attivo nel vicino capoluogo della Basilicata. Puntualmente, ogni martedì, fanno volare i loro rapaci tra colonne e capitelli. Il bird control si basa sulla paura istintiva che un animale ha, diciamo, vedendo il suo predatore naturale. Quindi noi non facciamo nient'altro che portare qui dei rapaci che spaventano e allontanano le colonie di uccelli infestanti. Il progetto ha previsto all'inizio una fase di allontanamento, quindi degli interventi cadenzati molto vicini tra loro. Adesso invece manteniamo il risultato, quindi con degli interventi circa una volta a settimana siamo qui con quattro animali, mediamente sono tre poene di Harris e un falco sacro, falco Kerrug, un metodo ecosostenibile e non cruento. Il numero di individui di piccioni stanziali all'interno dell'area è drasticamente diminuito e la nidificazione all'interno dei monumenti archeologici è stata abbattuta. Questi ragazzi, preparati e appassionati, portano avanti la nobile tradizione della falconeria che in Basilicata ha radici profonde e risale ai trattati di Federico II. Oggi, come allora, è necessario un lungo e paziente addestramento. È consigliabile iniziare a lavorare fin da subito con loro, quindi quando sono ancora piccoli, nel periodo di finestra in cui diciamo si riesce a effettuare l'imprinting sugli animali, e in modo tale che loro riescano poi a riconoscere noi come loro simili. Non confondiamoci con il tipo di affezione che magari ci aspettiamo tra un cane e il suo padrone, perché è differente, diciamo, il legame con un rapace. Il legame con il rapace è più basato su una questione di rispetto e di fiducia. Il centro di addestramento è un'area all'interno di un parco pubblico nel cuore di Potenza, dove vengono accuditi corvi, gufi e aquile reali, oltre a falchi e poiane, e tutti possono ammirare i falconieri e i loro animali. Abbiamo allestito un percorso che permette di osservare da vicino tutti gli esemplari che abbiamo nel centro, con una visita guidata e anche didattica con le scuole. Un'arte antica che, grazie al Bird Control, oggi trova una nuova e moderna applicazione. Lavoriamo sull'intero centro-sud, siamo sul Tribunale di Potenza, il Tribunale di Matera, e negli aeroporti, sui cimiteri, nei centri storici, per salvaguardare chiaramente i monumenti, e poi siamo qui in questa splendida cornice che è il Parco Archeologico di Pestum. Un parco che resisterà ancora all'incedere del tempo, a volte custode lentissimo e protettivo, altre veloce alleato, veloce come un battito d'ali.